Il corpo umano è una delle strutture più complesse dell'universo. È composto da qualcosa come 100.000 miliardi di minuscole cellule, cellule ossee, ematiche, cerebrali, eccetera, eccetera. Pensate che nel nostro corpo ci sono oltre 200 tipi diversi di cellule. Malgrado la loro strabiliante diversità di forme e funzioni, le cellule costituiscono una rete integrata estremamente complessa. A confronto, Internet, con i suoi miliardi di computer e di cavi per la trasmissione di dati ad alta velocità, è rudimentale. Qualsiasi invenzione impallidisce se paragonata con l'eccellenza tecnica che traspare anche dalle cellule più semplici. Le cellule viventi si possono dividere in due grandi categorie: quelle che hanno un nucleo e quelle che ne sono sprovviste. Le cellule degli esseri umani, degli animali e delle piante hanno il nucleo, mentre le cellule batteriche no. Le cellule che hanno il nucleo sono dette eucariotiche, quelle che ne sono prive sono chiamate procariotiche. Dato che le cellule procariotiche sono relativamente meno complesse di quelle eucariotiche, molti pensano che le cellule di piante e animali si siano evolute da cellule batteriche. Spesso infatti viene insegnato che per milioni di anni alcune cellule procariotiche semplici avrebbero inglobato altre cellule senza però digerirle. Secondo questa teoria, la natura cieca avrebbe trovato il modo non solo di operare cambiamenti radicali nelle funzioni delle cellule ingerite, ma anche di trattenerle all'interno della cellula che le aveva inglobate quando quest'ultima si replicava. I progressi nel campo della microbiologia hanno permesso di osservare gli straordinari meccanismi presenti all'interno delle più semplici cellule procariotiche conosciute. Gli scienziati evoluzionisti ipotizzano che le prime cellule viventi fossero alquanto simili a queste. Se la teoria dell'evoluzione è vera, dovrebbe fornire una spiegazione plausibile di come la prima cellula semplice si sia formata per caso. Per contro, se la vita è stata creata, dovrebbe scorgersi un progetto ingegnoso anche nella più piccola delle creature. Ora immaginate di fare un viaggio all'interno di una cellula procariotica. Strada facendo, chiediti se una cellula di questo tipo può essersi formata per caso. Cominciamo a vedere le mura protettive della cellula. Per visitare una cellula procariotica dovreste diventare centinaia di volte più piccoli di un punto usato in una frase. L'interno di una cellula è protetto da una membrana flessibile, ma resistente, che ha una funzione simile a quella del muro di cinta di una fabbrica. È 10.000 volte più sottile di un foglio di carta, eppure molto più sofisticato di un muro di mattoni. Come il muro di cinta di una fabbrica, la membrana protegge l'interno della cellula da un ambiente potenzialmente ostile. La membrana però non è impenetrabile. Consente alla cellula di respirare, permettendo a piccole molecole, come l'ossigeno, di entrare e uscire. Al tempo stesso, senza l'autorizzazione della cellula, la membrana non lascia entrare molecole più complesse e potenzialmente nocive. Oltre a ciò, impedisce che le molecole utili alla cellula fuoriescano. Torniamo all'esempio della fabbrica. Forse vicino alle porte ci sono dei guardiani che controllano i prodotti in ingresso e in uscita. Analogamente, nella membrana cellulare ci sono incorporate particolari molecole proteiche che fungono da porte e da guardiani. Alcune di queste proteine sono attraversate da un canale che lascia passare solo particolari tipi di molecole. Altre sono aperte da un lato della membrana e chiuse dall'altro. Hanno un punto di aggancio con una conformazione adatta a una specifica sostanza. Quando tale sostanza si aggancia, l'altro lato della proteina si apre per farla passare attraverso la membrana. Tutto questo avviene anche sulla superficie della più semplice delle cellule. Adesso entriamo dentro la cellula. Immaginate che i guardiani vi abbiano consentito l'accesso. All'interno della cellula procariotica trovate una sostanza acquosa ricca di nutrienti, sali e altre sostanze. La cellula usa queste materie prime per sintetizzare i prodotti che le servono. Ma questo non avviene a casaccio. La cellula, come una fabbrica ben organizzata, coordina migliaia di reazioni chimiche in modo che si verifichino secondo una precisa sequenza e una tempistica prestabilita. La cellula dedica buona parte del tempo alla sintesi delle proteine. A tale scopo produce innanzitutto una ventina di mattoni fondamentali chiamati amminoacidi. Questi mattoni vengono fatti arrivare ai ribosomi, che si possono paragonare a macchine automatiche che assemblano gli amminoacidi in un certo ordine, così da formare specifiche proteine. Proprio come le attività di una fabbrica possono essere gestite da un software centrale. Molte funzioni cellulari sono gestite da un software o codice, il DNA. Il DNA fornisce al ribosomo una copia delle istruzioni dettagliate che indicano quale proteine sintetizzare e come farlo. Quello che accade durante la sintesi proteica è a dir poco il ballo auditivo. Ogni proteina si ripiega fino ad assumere una forma tridimensionale caratteristica. È proprio questa forma a determinare la specifica funzione che svolgerà. Immaginate una catena di montaggi che assembla motori. Ogni pezzo deve essere costruito con precisione, altrimenti il motore non funzionerà. In modo analogo, se una proteina non è costruita con precisione e ripiegata fino ad assumere proprio la forma giusta, non può funzionare a dovere e rischia addirittura di danneggiare la cellula. Incorporata in ogni proteina c'è un'etichetta, la quale garantisce che la proteina stessa arriva dove serve. Anche se ogni minuto vengono sintetizzate e trasportate migliaia di proteine, ognuna di esse arriva a destinazione. Le complesse molecole presenti anche nell'essere vivente più semplice non possono riprodursi da sole. All'esterno della cellula si
degradano. All'interno della cellula possono riprodursi senza l'aiuto di altre molecole complesse. Ad esempio, per produrre l'adenosintrifosfato, l'ATP, una specie di molecola che fornisce energia, sono necessari gli enzimi, ma per produrre gli enzimi è necessaria l'energia dell'ATP. Similmente, il DNA è indispensabile per sintetizzare gli enzimi, ma gli enzimi sono indispensabili per fare il DNA. Altre proteine possono essere prodotte solo all'interno di una cellula, ma per fare le cellule ci vogliono le proteine. Il microbiologo Radu Popa non crede alla descrizione che la Bibbia fa della creazione, eppure nel 2004 ha posto questa domanda: come è riuscita la natura a generare la vita quando noi non ci siamo riusciti pur conducendo esperimenti in condizioni ben controllate? E ha aggiunto: il grado di complessità dei meccanismi necessari al funzionamento di una cellula vivente è talmente elevato che la loro comparsa simultanea e casuale appare impossibile. La teoria dell'evoluzione cerca di spiegare l'origine della vita sulla Terra senza bisogno di un intervento divino. Tuttavia, più cose gli scienziati scoprono sulla vita, meno sembra probabile che questa sia comparsa per caso. Per aggirare l'ostacolo, alcuni scienziati evoluzionisti vorrebbero fare un distinguo fra la teoria dell'evoluzione e la questione dell'origine della vita. La teoria dell'evoluzione si basa innanzitutto sull'idea che una lunga serie di eventi fortuiti abbia dato origine alla vita. Quindi, suppone che un'altra serie di eventi casuali abbia generato la strabiliante varietà e complessità di tutte le forme di vita. Ma se questa teoria manca di fondamento, cosa accade alle altre teorie costruite su tale presupposto? Proprio come un grattacielo privo di fondamenta è destinato a crollare, una teoria dell'evoluzione che non è in grado di spiegare l'origine della vita non si regge in piedi. Passiamo ai dati di fatto e domande. È un dato di fatto: le molecole estremamente complesse che costituiscono una cellula, DNA, RNA e proteine, sembrano progettate per cooperare. Nasce la domanda: secondo voi è più probabile che le complesse macchine molecolari siano il prodotto delle evoluzioni cieche o di una mente intelligente? È anche un dato di fatto che alcuni scienziati autorevoli affermano che anche la più semplice delle cellule è decisamente troppo complessa per essersi generata spontaneamente sulla Terra. Quindi nasce la domanda: se alcuni scienziati sono disposti a ipotizzare che la fonte della vita vada ricercata al di fuori del nostro pianeta, che basi ci sono per escludere che quella fonte sia Dio?